Lo abbiamo detto prima, quest'anno il Ministero entra come parte attiva all'interno del Festival Toccatì, l'ha sempre sostenuto, però oggi siamo qui in Cortile Mercato Vecchio con uno stand, dopo lo vedremo alle nostre spalle, e quindi come mai la scelta di entrare proprio come parte attiva? Dunque, noi abbiamo già dall'anno scorso iniziato un processo e un percorso, anzi, di collaborazione con il Toccatì e con l'Associazione Giochi Antichi, perché il progetto di salvaguardia dei giochi tradizionali proposto dal Toccatì e dall'Associazione è un progetto molto significativo a nostro avviso. Abbiamo iniziato a collaborare con loro a un progetto piuttosto articolato che prevede momenti di formazione, di contatti con le comunità ludiche, di catalogazione, di documentazione dei giochi tradizionali, quindi insomma ovviamente tutte attività che hanno poi una prospettiva di medio-lungo periodo. E tutto questo anche a supporto del programma di candidatura al registro delle buone pratiche UNESCO che Toccatì sta portando avanti. Non è la prima volta che siamo qui, già diversi anni fa, in occasione della quarta edizione, quello che allora era il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari è stato presente qui al Toccatì con delle semplificazioni di giochi tradizionali. Quest'anno siamo qui con l'Istituto Centrale per la Dematoantropologia che sostiene effettivamente questo progetto, questo programma di collaborazione con Toccatì, e con il Museo delle Civiltà, ovvero i due istituti, due uffici del Ministero per i beni e le attività culturali che si occupano di patrimonio immateriale. Questo perché appunto il gioco è un elemento fondamentale del patrimonio culturale immateriale italiano, ma non solo. E quindi noi siamo qui con questo laboratorio dedicato ai bambini, dedicato ai giochi tradizionali. C'è un'attenzione particolare del Ministero proprio perché il Toccatì è una realtà che riesce a più livelli a interpretare appunto non solo il gioco ma anche spunti di riflessione, momenti per interagire a più livelli, e quindi un format che prevede dei mix interessanti da questo punto di vista, no? Sicuramente no, il problema fondamentale è che attraverso il gioco si riescono ad attivare delle forme di dialogo, di approfondimento, di conoscenza che spesso le comunità non riescono a condurre autonomamente, quindi bisogna supportarle, sostenerle anche in un lavoro di rete, di collaborazione, ed è questo è quello che stiamo facendo nel nostro rapporto di collaborazione con il Toccatì. Un altro aspetto interessante del Toccatì che vi ha convinto insomma a sostenere così fortemente l'evento, qual è, oltre al gioco evidentemente? L'aspetto appunto formativo, immagino, no? L'aspetto formativo, ma anche tutti quelli che sono i rapporti che il gioco ha nelle comunità con tutti gli aspetti del patrimonio culturale immateriale. Perché attraverso il gioco noi possiamo conoscere le comunità nelle loro, non lo so, tradizioni rituali, nelle tradizioni agroalimentari, nelle modalità di vita, insomma, quindi è appunto attraverso il gioco, come dicevo prima, che è un elemento proprio trasversale della vita dell'uomo, di vari aspetti della vita dell'uomo, riusciamo a entrare in contatto con tutto quello che è il panorama del patrimonio culturale immateriale delle singole comunità ludiche, e non solo, anche i rapporti tra le varie comunità ludiche che vengono proprio istituiti attraverso il gioco. In chiusura ci spostiamo leggermente, andiamo ad inquadrare il laboratorio. Cosa troviamo all'interno di questo spazio, come dicevamo prima? Uno spazio per educare i bambini al gioco? Sì, uno spazio in cui i bambini molto semplici, alcuni dei quali sono anche esposti nel nostro museo, nel Museo delle Civiltà, però appunto questi giochi tradizionali sono di semplicissima fattura, solo che i bambini hanno dimenticato le modalità di costruzione. Quindi noi cerchiamo di trasmettere a loro il desiderio, la voglia di costruire dei giochi con materiali semplicissimi, fogli di carta, colori, tappi di bottiglia, insomma veramente materiali semplicissimi, poverissimi, che però consentono loro di esprimere una creatività attraverso il gioco. C'è un ritorno quindi anche al gioco lento, il Toccatì è importante anche per questo, per un attimo si lasciano da parte iPad, tablet e si torna sulla strada a giocare. Sì, esattamente, qui torniamo sui tavoli a giocare, però poi sono giochi che si possono poi fare per strada.